Bene, buongiorno, grazie per la vostra presenza a questa conferenza stampa, eh, il cui scopo è quello di eh, illustrare eh, le proposte emendative della Lega alla manovra di bilancio, dando diciamo, maggiore concretezza alle linee che avevamo già esposto in una precedente conferenza stampa in questa sala eh, qualche tempo fa. Nel frattempo la manovra ha eh, diciamo, preso, preso forma. Una manovra, come sappiamo, da 23 miliardi con 37 miliardi di misure espansive e eh, 14 circa miliardi di, di, di coperture. Eh, sapete che la, una delle misure più incisive, diciamo la, la, la più incisiva in valore assoluto, è il famoso eh, fondo da 8 miliardi per la riduzione del, del carico fiscale, eh, in particolare, con particolare riferimento al taglio dell'IRPF e dell'IRAP. Sapete che su quello si è svolto un negoziato fra le forze di maggiore e eh, che ha portato a dei risultati ampiamente commentati dalla stampa quindi quelli diciamo possiamo anche non commentarli ulteriormente la manovra 23 miliardi forse forse um, avremmo desiderato una manovra forse un un pochino più incisiva, questo avrebbe facilitato sicuramente tanti passaggi, inclusi i negoziati sul taglio delle imposte. Comunque i temi che a nostro avviso si stanno caratterizzando per la maggiore urgenza e che quindi in ogni caso oh, riteniamo debbano essere affrontati e pensiamo che sia anche possibile costruirci intorno un consenso con le altre forze di maggioranza sono senz'altro quelli relativi agli aumenti del costo delle materie prime. Sono appena usciti i dati eh, dell'Istat sul costo della produzione un aumento del, 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 del 20% rispetto fra ottobre di quest'anno e ottobre dell'anno precedente, abbiamo insomma numeri che, eh, che non si vedevano da, da, da decenni e quindi lì bisogna intervenire e noi eh, in particolare proponiamo di intervenire sia sul, sull'articolo 158 della legge di bilancio e quindi aumentando il fondo destinato alla riduzione del, del costo delle, delle bollette, sostanzialmente. Sia intervenire su, sull'IVA, perché in questo contesto inflazionistico riteniamo che, che abbia un senso un intervento temporaneo o strutturale sul, per l'abbattimento dell'IVA sui beni di prima necessità. Un, un intervento che dal punto di vista fiscale è sicuramente progressivo. Poi l'esigenza di eh, aiutare i contribuenti a superare eh, l'ingorgo fiscale, abbiamo diversi emendamenti in, in materia fiscale, alcuni dei quali propongono eh, temi che avevamo già in qualche modo realizzato, che poi sono stati, diciamo così, nelle varie vicissitudini complesse di questa legislatura, insomma, sono poi stati eh, smontati, come per esempio l'estensione a 100.000 euro della flat tax per, eh, per, le, per le partite IVA. Eh, però noi vorremmo uh, intanto aiutare i contribuenti che si sono visti sospesi. Eh per motivi emergenziali, naturalmente i pagamenti delle rate della rottamazione TER e del saldo stralcio, riteniamo che adesso quel carico andrebbe diluito. Quindi ci sono emendamenti per rateizzare eh, diciamo, la maxi rata relativa alla rottamazione TER, ci sono emendamenti che propongono una, una rottamazione quater. Il tema resta sempre quello della liquidità di famiglie e imprese. Poi c'è un altro tema per il sostegno della ripresa che riguarda il, il super bonus, una misura che ha dato, che ha dato tanti... Tanti effetti positivi, una misura che ha delle criticità è inutile nasconderselo, ma abbiamo sempre sostenuto che quella misura dovesse essere accompagnata da controlli. Però, diciamo così, le cose vanno fatte bene. E se ci si crede, e se non ci si crede, non le si fanno, ma farle e poi diciamo così, quasi sabotarle non, è, non ha particolarmente senso. Ma questo perché? Perché gli imprenditori. Hanno bisogno sì di meno imposte, sì, ma soprattutto di un quadro di riferimento eh, normativo che, che, che offra un minimo di certezze. in questa fase eh, diciamo. Mh... Ci sono state molte oscillazioni no? nella, nella gestione normativa del superbonus, quindi è opportuno diciamo, che si, che si eh, intervenga per dare una, una, un assestamento definitivo. Tra l'altro, voglio dire, come, come ben eh, sapete, mi riaggancio al tema delle materie prime: eh, la, lo sviluppo di questa misura di incentivo su tempi molto brevi determina ovviamente una pressione sulle risorse ed è anche in parte responsabile di una serie di problemi che la filiera sta avendo e anche se vogliamo di tensioni inflazionistiche, quindi è opportuno intervenire con, con proroghe, eh, si possono graduare a seconda delle, delle sensibilità, per gli edifici unifamiliari abbiamo almeno quattro proposte, eh, se, se interessano i dettagli poi a richiesta eh, fornisco tutto, graduate più o meno estese, ma per arrivare diciamo, a, a un assestamento definitivo. Altri temi ve li elenco molto per punti prima di lasciare la parola al, al, al segretario. Sono quelli che riguardano il tema della, il tema della disabilità. Noi vorremmo intervenire, in particolare sull'aspetto delle pensioni e degli assegni di invalidità, per un'estensione sia della platea dei soggetti che per un incremento anche degli importi. Eh, L'istituzione di un fondo per le persone affette da sindromi, diciamo, dello spettro autistico. Poi c'è il tema eh, dell'automotive, dove riteniamo che debba essere rifinanziato il fondo dei contributi. Eh, dell'ecobonus, c'è il tema della videosorveglianza, che è un tema al quale noi eh, teniamo, che, che abbiamo visto, diciamo così, bocciato in... in um, in commissione finanze, non, non, non per cattiveria o per diciamo, particolare opposizione politica, ma perché quel, il decreto fiscale è un decreto che diciamo, non ha risorse, mentre nella legge di bilancio le risorse riteniamo che si possano trovare, il tema del, della, del versamento dell'IVA da parte delle piattaforme elettroniche, il tema dell'adeguamento degli organici delle forze dell'ordine e infine un tema che può sembrare minore, ma che è importante per, tante, per tanti commercianti e per tanti artisti che è quello della proroga dell'esonero per sei mesi del canone patrimoniale di concessione, eh, quello insomma ex TOSAP-COSAP. Queste sono diciamo le, le linee di azione su cui, su cui eh, alcune, insomma le di azioni principali su cui pensiamo di intervenire e su cui cercheremo di costruire un consenso con altre forze in, in eh, Parlamento. Penso che con questa introduzione di aver alzato diverse palle che lascio schiacciare al Segretario federale. Grazie per la vostra attenzione. Grazie a te Alberto, anche perché dietro il lavoro di Alberto c'è il lavoro di decine e decine di persone, non solo Camera, Senato, tecnici, commercialisti, eh, fiscalisti. Eh, oggi scadenza e emendamenti, domani incontro il Presidente Draghi. Quali saranno le nostre priorità? Innanzitutto le bollette, le bollette di luce e gas rispetto al 2020 e al 2021 triplica il costo della bolletta della luce, il gas raddoppia, la luce triplica. Quindi vanno bene 8 miliardi di taglio di tasse, però se una famiglia deve pagare il triplo la luce e il doppio il gas nell'arco di due mesi il taglio di tasse è già svanito. Eh, ci sono già aziende che hanno chiuso. C'è l'emergenza artigianato, domani c'è l'assemblea di Confartigianato, ci sono diverse aziende artigianali che hanno chiuso per l'insostenibile costo eh, dell'energia. Quindi la priorità che noi porremo sul tavolo del Presidente Draghi è una priorità per le imprese, ma anche per le famiglie, perché se c'è qualcosa di democraticamente distribuito sono le bollette di luce e gas. Quindi i 2 miliardi stanziati all'inizio non bastano, non bastano perché non si vede una riduzione del costo dell'energia. Quindi tutti i risparmi che si possono fare da altre voci vanno reinvestiti in taglio di bollette di luce e gas per le famiglie. Vedo a bilancio ad esempio il famoso miliardo di euro in più per il reddito di cittadinanza. Ecco, diciamo che in sede di commissione di emendamento lavoreremo per destinare in maniera più eh, utile dal nostro punto di vista questi, questi soldi. Eh, non ci sono avvisaglie di miglioramento delle condizioni, eh, anche perché l'Italia è quella da molti punti di vista messa peggio in Europa perché mentre... La Francia può fornirsi stabilmente dalle 56 centrali nucleari, la Germania ha altre fonti di approvvigionamento, l'Italia per fortuna ha il gas e speriamo che la follia pseudo-ambientalista non metta in discussione anche questo, altrimenti abbiamo finito. È chiaro ed evidente e vedremo di presentarlo sotto forma di ordine del giorno anche alla stessa legge di bilancio che l'Italia non può perdere il treno dell'innovazione energetica e non può non partecipare alla ricerca mondiale sul nucleare pulito di ultima generazione. Sarebbe un suicidio continuare a dipendere da, da, da altri per, per accendere la luce in casa o in azienda. Teniamo presente che a proposito di, di Green, eh, in Cina sono tornati a estrarre carbone e sono in lavorazione 18 centrali a carbone. Quindi mentre noi qua tassiamo il sacchetto di plastica eh, quando esci dall'Esse Lunga, eh, il resto del mondo eh, va in un'altra direzione. Quindi il nucleare pulito di quarta generazione è sicuro e ecocompatibile. Non partecipare alla ricerca planetaria sul nucleare pulito, sicuro di ultima generazione sarebbe un suicidio. E vedremo come lega di proporlo anche in tema di manovra economica, perché ripeto, noi possiamo... Tagliare 8 miliardi di tasse a famiglie e imprese, se però questi 8 miliardi escono dalle tasse di famiglie e imprese nel primo trimestre perché l'energia è triplicata, eh, vuol dire che, che, che non, vai, non vai lontano. Quindi la priorità che porteremo come Lega sul tavolo del Presidente Draghi è entrare in casa di famiglie, negozi e imprese abbattendo i costi folli di luce e gas e preparando una indipendenza energetica in prospettiva, una sovranità eh, nazionale energetica come ce l'hanno i francesi, come ce l'hanno altri e l'unica via, se non vuoi tornare al carbone come fanno i cinesi, evidentemente non è la nostra scelta, se non vuoi dipendere dal sole o dal vento, perché eh, ovviamente eh, altri tipi di energie rinnovabili dipendono dal meteo però non possiamo dipendere dal meteo per ovvi ed evidenti motivi, è quello dell'autosufficienza che, che prevede in prospettiva l'idrogeno, però in prospettiva a medio-lungo termine, perché adesso è assolutamente non competitivo, il gas, le energie rinnovabili, la differenziazione, il riciclo, però pensare che l'Italia possa andare avanti, leggevo qualche, uno studio... Che, che se non fosse drammatico sarebbe quasi divertente, dell'Unione Europea, in base al quale noi avremo autosufficienza su materie prime, rame, acciaio, alluminio con riciclaggio. Diciamo che quello va bene, riciclare la lattina della Coca-Cola va bene, ti può coprire al massimo un 10% del fabbisogno, se vuoi essere serio, devi, devi guardare in prospettiva. Quindi il caro energia è fondamentale perché non si accenna a nessun tipo di riduzione nei prossimi mesi, e nel 2022. E già diverse aziende si stanno fermando e alcune stanno chiudendo. E diverse famiglie, non siamo ancora a dicembre, avranno difficoltà ad accendere il riscaldamento. Quindi al Presidente Draghi porteremo come assoluta priorità questa. Poi ci sono, ne ha parlato Alberto, eh, vedremo il dibattito parlamentare, non ha senso non alzare il tetto della flat tax a 100.000 euro perché lo Stato incassa di più di quanto, di quanto andrebbe a investire la rottamazione delle cartelle esattoriali 2018-2019 è, è, è minimo buonsenso visto che dopo la pandemia difficilmente questi contribuenti riusciranno a ottemperare e il tema delle forze dell'ordine che adesso dovranno anche salire in autobus o in metropolitana a controllare il Green Pass ecco l'adeguamento dello stipendio e assunzioni straordinarie mi sembrano un segno di rispetto doveroso rispetto a donne e uomini in divisa che, che stanno facendo di tutto e di più in, in questi mesi e il tema della disabilità, noi proporremo più di un emendamento che andrà a proporre al Parlamento di tagliare una parte degli sprechi, dei furbetti del reddito di cittadinanza per trasformarli in fondi per le persone autistiche e in fondi per aumentare le pensioni di invalidità civile. Questi sono i macro temi. Detto questo, la, la, messi dieci minuti che, che noi mh, avremo a disposizione col Presidente Draghi domani o, o un'ora che sia, il 90% del tempo lo dedicheremo al blocco dell'aumento delle bollette di luce e gas, numeri alla mano. In media nel 2020 il megawatt quindi la luce costava 40 euro, eh, la media del 2021 è 110, quindi il triplo, ad oggi in Italia siamo quasi a 300, quindi quasi 10 volte tanto. E la luce, la accende la mia mamma eh, in Tinello, la accende... Eh, l'azienda che produce acciaio e l'accende la, la, la il negozio che vende scarpe e pantofole. Eh, soprattutto alcune categorie di artigiani e piccoli imprenditori che hanno bisogno di tanta energia, eh, faccio un esempio a caso i verniciatori che poi però arrivano nei concessionari auto, arrivano nei negozi di mobili, arrivano ovunque, eh, in diversi casi stanno chiudendo perché non possono permettersi di pagare una bolletta 10 volte superiore rispetto al 2020. Ecco, rischia di essere una manovra molto utile in tempi normali, in tempi di Covid e di caro energia, gli 8 miliardi di taglio di tasse rischiano di durare qualche settimana e poco più. E quindi investire tutto il possibile in bollette di luce e gas, in, in blocco delle accise, perché io ricordo a me stesso e a chi ci ascolta che sicuramente c'è il problema della Cina, c'è il problema dei gasdotti, c'è il problema del prezzo del petrolio e del nucleare, però quasi la metà del costo bolletta sono tasse, dirette o indirette dello Stato e quindi lo Stato può assolutamente intervenire. In prospettiva chiederemo e mi taccio... Che il Parlamento si esprima al di là delle ideologie perché partecipare alla ricerca che ripeto ormai è planetaria sul nucleare pulito e di ultima generazione è sopravvivenza per il nostro Paese, altrimenti dipenderemo dagli umori dei cinesi o dei francesi o dal gas algerino o, o dai gasdotti che, che, che arrivano dalla Russia. E quindi io preferirei essere quanto più autonomo possibile perché ne va della, della sopravvivenza del nostro sistema industriale. Poi ci sono altre decine e decine di emendamenti, però non voglio riempire i colleghi giornalisti di 38 stimoli. Uno di cui parlava Alberto, a cui tengo particolarmente perché sembra veramente un'odissea che è cominciata quasi tre anni fa, che in un paese normale sarebbe già finita, invece dopo tre anni siamo ancora qua a parlarne e mettere queste benedette telecamere negli asili nido, nelle scuole materne, nelle case di riposo, per evitare episodi di violenza, è una volta è il garante della privacy, è una volta è il PD, è una volta è il sindaco, è una volta è la mancanza di copertura, è una volta è la normativa europea. Noi abbiamo rimesso 60 milioni di euro come emendamento per agevolare. Le scuole o le aziende sanitarie che si doteranno di questi strumenti, perché è chiaro che se tu dici alla scuola mettila a carico tuo e poi è un problema tuo con tutti i problemi che hanno le scuole e le case di riposo in questo momento, fargli pure pagare gli impianti di videosorveglianza sarebbe demenziale. Però, ripeto, c'è una legge approvata ormai quasi tre anni fa e non è possibile che, che non si trova il modo di accendere ste benedette telecamere per proteggere... Non solo i bambini, i disabili e gli anziani, ma anche il lavoro sano del 99% delle maestre e delle operatrici sociosanitarie che, che lavorano nelle, negli asili e nelle case di riposo. Ci riproviamo e speriamo che non ci sia qualcuno pregiudizialmente ostile. Se ci sono domande rispondo volentieri. Prego. Eh, sì, ci vuole il microfono, giusto? Alessandro Gamberi di buongiorno. Buongiorno. No, volevo chiederle come eh, proporrete di finanziare queste misure il blocco del, del, dell'aumento delle bollette il, il dell eh, Ci saranno dei risparmi, ad esempio il taglio dell'IRPEF eh, prevede una gradualità e non entrerà in vigore da subito e quindi non saranno spesi tutti i 7 miliardi appostati a bilancio, quindi una parte di quei risparmi può essere già immediatamente riconvertita alla bolletta di gennaio, per intenderci. Eh, in Parlamento ci saranno alcune centinaia di milioni di euro che il Parlamento dovrà decidere eh, come spendere e la proposta della Lega sarà di metterli tutti, ad esempio alla voce taglio bollette luce gas. E poi ripeto, ci sono alcune maggiori spese, il miliardo e 153 milioni in più spesi per il reddito di cittadinanza nel 2022 che si va a sommare agli 8 miliardi già, già bilancio insomma, nel mare magnum di 9 miliardi di reddito di cittadinanza che va a finanziare furbetti evasori clandestini, gente che va in giro in Porsche o con lo yacht. Io penso che sarebbero soldi meglio spesi tagliando le bollette di luce e gas. Quindi eh, l'ambizione di arrivare ad almeno 5 miliardi dai due iniziali di taglio eh, delle bollette della luce e del gas penso che sia assolutamente raggiungibile e spero che ci sia l'unanimità da questo punto di vista perché, ripeto, eh, la bolletta è quanto di più democratico e trasversale ci sia. Maria Trinta Spadoccia, TG2, mi ha già in parte risposto perché dice spero ci sia l'unanimità. Io le chiedo invece, dal punto di vista del centro-destra, ci sarà come dire una battaglia comune su eh, alcuni punti della manovra? E quando vi rivedrete, se vi rivedrete, viste anche le, le, diciamo, le ultime dichiarazioni sul governo e querinale di Silvio Berlusconi? No, sicuramente proporrò un incontro già questa settimana eh, per avere un centrodestra compatto. Qualcuno in maggioranza, qualcuno all'opposizione, ma alcune battaglie parlamentari di riduzione del carico fiscale vanno portate avanti in maniera compatta e penso che ad esempio eh, le nuove assunzioni fra le forze dell'ordine possano essere una battaglia di tutto. Uh, il, centro, il centro-destra, si, sia di chi è in maggioranza sia di chi è in opposizione, quindi proporrò già entro questa settimana una riunione per fare iniziative comuni sugli emendamenti. Oggi c'è la scadenza, quindi penso che ci vorranno due o tre giorni per capire quali sono ammissibili quali sono i inammissibili. Quindi entro, io penso che si voterà. Alberto, corregimi se sbaglio, si comincerà a votare dall'inizio di settimana prossima. Su, su, sugli emendamenti, quindi dobbiamo avere una posizione comune prima del, dell'avvio del voto per quello che riguarda eh, i destini del governo. Se non ci fosse il centrodestra al governo probabilmente alcune iniziative come il taglio dell'IRAP non ci sarebbero state, perché per qualcuno il lavoro autonomo è un lavoro di serie B, mentre per noi partite IVA, artigiani e liberi professionisti non sono lavoratori di serie B e qua lo dico e qua lo nego, abbiamo dovuto faticare perché ci fosse in manovra il miliardo di taglio di tasse a carico di partite IVA e autonomi, eh, alzare il tetto della flat tax a 100.000 euro penso possa essere una battaglia comune di tutto il centrodestra, così come la rottamazione e la rateizzazione del cartello esattoriali penso possa essere una battaglia comune di tutto il centrodestra e por, porremo al tutto al centrodestra, ma non solo, anche il taglio di una parte degli sprechi, dei furbetti del reddito di cittadinanza. Su questo penso possa esserci un, un fronte comune che va anche al di là dei confini del centrodestra. Per quanto riguarda Draghi, condivido le parole del Presidente Berlusconi, sta lavorando bene al Presidente del Consiglio, quindi mi auguro che vada avanti a lungo a lavorare bene al Presidente del Consiglio. Sì, sì Ah, ah, no, se vuoi, ah, fate voi. Come volete? Facciamo dopo. Facciamo dopo. Camilla Corzi, Radio BM. Volevo chiederle, lei parla quindi di tagli sulle bollette, parla di anche energia nucleare green? Solo che il nucleare è una delle diciamo, forme di energia più costose, infatti i francesi per la loro centrale di Flambil stanno spendendo 20 miliardi che ancora devono finire di, di pagare. Quindi eh, nelle bollette degli italiani probabilmente poi questo problema tornerà, perché il nucleare è una delle forme più costose. Quindi, comunque, il nucleare di quarta generazione su cui sta facendo ricerca tutto il mondo a partire dagli Stati Uniti è assolutamente meno costoso del vecchio nucleare e più sicuro del vecchio nucleare. Non stiamo parlando delle centrali di Chernobyl, per intenderci, stiamo parlando del nucleare di ultima generazione su cui paesi assolutamente green come la Finlandia chiedono di poter investire. Io penso che l'Unione Europea investirà nel nucleare pulito e di ultima generazione che è il più sicuro da tutti i punti di vista e quindi io spero che l'Italia non rimanga fuori, perché siamo circondati dalla Slovenia eh, alla Francia da, da paesi che, che producono questa energia e oggi, eh, fine novembre 2021, l'Italia è il paese fra i grandi paesi europei che paga di più l'energia elettrica. Paghiamo di più della Francia, paghiamo di più della Germania, paghiamo di più dell'Austria, paghiamo di più di, più di tutti. Che eh, sono stati due referendum che bocciato il nucleare, in Italia. Eh, che sono passati da qualche annetto. Ripeto, un conto erano le centrali alla Chernobyl, non si parla più di quelle centrali. La Francia ha 56 centrali nucleari attive, nel mondo ce ne sono 440, e gli Stati Uniti sono fra quelli che stanno investendo di più in ricerca. Qui non stiamo parlando di Venezuela, Corea del Nord o altri bizzarri paesi, stiamo parlando di tutto il mondo evoluto e sviluppato che ci circonda. Eh, un, Nell'Unione Europea ce ne sono più di 100 di centrali nucleari, eh, quindi eh, se, siamo fra i pochi che, che rimangono fuori. Ripeto, fosse il vecchio nucleare da, che, anche, che aveva anche i problemi di scorie, oltre che di costi, assolutamente fuori discussione, abbiamo fatto bene a fermarlo. Stiamo parlando del nucleare di ultima generazione che da tutti i dati disponibili anche a Bruxelles, dove il dibattito fortunatamente è aperto, è quello col minore impatto ambientale perché ricordo che la corsa all'elettrico, l'auto elettrica, la bici elettrica, il monopattino elettrico sta avvantaggiando solo e soltanto la Repubblica Popolare Cinese. Quindi ci stiamo suicidando per nostra scelta. E mi auguro che, che ripeto, come i finlandesi, come gli sloveni, o come i francesi, o come gli slovacchi eh, e come i tedeschi stessi, anche gli italiani risalgano sul treno. Grazie, noi continuiamo ad andare a limare emendamenti.